veramente, caro figlio, perché è questo il punto, come dice Sallusti, non si può processare un'emergenza, perché diciamo, da questa inchiesta della Procura di Bergamo potrebbe uscirne malissimo in realtà la giunta regionale a guida leghista della Lombardia, perché sono stati fatti tanti disastri anche lì, oppure potrebbe essere, come dicevamo all'inizio, una grossa grana per il Presidente del Consiglio. Ma in Italia si è cercato spesso di arrivare a una verità politica attraverso un'inchiesta giudiziaria. È questo il caso? Potrebbe essere questo il caso? Non so se sia questo il caso, ma è un'idea terribilmente sbagliata, quella di voler fare la storia o di voler fare la politica attraverso le indagini. È stato uno dei problemi di questo Paese e in qualche misura lo è tuttora. I procedimenti giudiziari, le indagini servono ad accertare le responsabilità personali per specifici fatti. Ho detto prima, le indagini non devono occuparsi dei fenomeni, è come dire certo che non devono occuparsi delle emergenze. È necessario ipotizzare un reato e andare a verificare se rispetto a specifici soggetti sussistano gli estremi di quel reato. E quindi mi piace molto poco, anzi non mi piace affatto, l'idea che una giunta regionale possa uscirne bene o male, che un presidente del Consiglio o un governo debbano preoccuparsi politicamente di una indagine giudiziaria. E, visto che il tema è stato evocato, non mi entusiasma neanche l'idea di un magistrato, in particolare mi sembra di aver capito un procuratore aggiunto, che dichiara a indagine appena iniziata il suo punto di vista sul contenuto dell'indagine, sulle prospettive. Il riservo, quale che sia il merito delle questioni, è una caratteristica fondamentale del lavoro del magistrato ben fatto, e quando il riservo manca scattano a volte le condizioni che hanno portato a polemiche, a volte molto molto spiacevoli, che hanno prodotto una crisi di legittimazione della politica e della giustizia in questo Paese.